Ben ritrovati con A Tu per Tu, una puntata insomma decisamente speciale che noi abbiamo voluto realizzare per mettere insieme due, diciamo, due date importanti, quella del 12 di maggio che è trascorsa da pochi giorni, la festa della mamma, e quella del 17 di maggio che era la giornata mondiale contro l'omofobia. Quindi un modo, come dire, diverso, ma poi neanche diverso, un modo di essere mamma, Certo, no? parliamo di politica, di Ecco, diritti civili. bravissimo, bravissimo. Proviamo Quindi insomma, ecco, benvenuti a tutti anche stasera. a portare questo tema nella nostra trasmissione assieme a Valentina, che ringraziamo. Lei Grazie a voi. è una aretina, la sua storia l'abbiamo già un po', almeno noi come redazione di Arezzo TV, conosciuta in occasione della manifestazione che ci fu delle famiglie Arcobaleno, se non sbaglio, Sì, no? Addirittura Toscana, che fu la sì, sì. tappa, questa, la nostra fu la tappa Sì. toscana. Ecco, lì eravamo un po' agli albori della vostra famiglia. Noah era piccolissimo, un biondone, insomma, veramente molto, molto carino. Ecco, spiegaci un po', Valentina, la tua storia, insomma, quella che è la vostra famiglia, Sì. perché. Dunque, la mia famiglia è composta da me, mia moglie e il nostro bimbo che ha quasi 5 anni. E io e mia moglie ci siamo, la nostra storia è iniziata 12 anni fa e dopo circa 5-6 anni la mia allora compagna ha iniziato a manifestare il desiderio, come insomma spesso può avvenire all'interno di una coppia, di avere dei figli. E devo dire che ecco, all'epoca la mia reazione è stata di grande meraviglia e stupore perché incontrandola, innamorandomi di lei, sinceramente avevo pensato, avevo escluso questa possibilità, no? Una coppia di donne, quindi ho detto, vabbè, non avremo mai figli. E invece poi, piano piano, questo desiderio, la forza di questo desiderio e anche incontrare altre famiglie come la nostra, che avevano già avuto dei bambini o delle bambine, ci ha incoraggiato fino a, insomma, all'arrivo nel 2014 del nostro bambino. Ecco, Davide, insomma, una storia tutta aretina, perché tu sei Sì, aretina, e poi sì. invece La tua compagna moglie no, invece è cittadina, è britannica, però ha cittadina scelto di anglo-polacca, però vivere, vive qua da anni, insomma, è sì. diventata aretina di adozione. Insomma, all'inizio com'è stato? Perché poi immagino che non sia stato, come dire, un tema così semplice anche da portare nella vita quotidiana, No, quantomeno, no? all'inizio no, nel senso che cioè, prima di tutto per noi come coppia, no? Quindi confrontarsi con altre coppie e poi piano piano scoprire che le altre coppie, benché fatte, composte da genitori omosessuali, vivevano, come dire, tutte le stesse emozioni, belle, paure, preoccupazioni di qualsiasi altra coppia di genitori. E poi è stato, diciamo, l'altro passaggio importante è stato anche raccontarlo alle nostre famiglie di origine che volevamo intraprendere questo percorso. Ci sono stati vari tipi di reazioni, anche se poi la nascita di un bambino, come un po' avviene in tutte le famiglie, ha aiutato e ha appianato le preoccupazioni di ma come farete, ci potrebbero essere delle discriminazioni, la società ancora non è pronta, insomma, tutta una serie di paure e di preoccupazioni che poi con la nascita, si sono Sciolte. attenuate, Ah, attenuate. sciolte, e devo dire fino ad oggi sciolte perché i nonni, le zie, gli zii, la rete amicale è una rete super forte, accogliente, che ci ha sempre supportato, insomma. Posso Ecco, dire, Valentina, la professione che fai? Vabbè, ti conoscono, quindi tu fai la maestra, no? sì, Ecco, credo faccio che questo l'insegnante. fosse all'inizio un po' una. Io ricordo anche, insomma, una tua difficoltà proprio quando Noah era piccolissimo nel raccontare questa vostra esperienza, ma non per non volersi mettere a disposizione, però ecco, c'era un po' di timore anche da questo punto di vista. E invece so che anche Allora, nell'ambiente sì, professionale, diciamolo, perché è una cosa i bella, timori cioè. c'erano, però quando nasce il figlio ti espone al mondo, no? Perché se prima una coppia omosessuale, prima della nascita di un figlio,
può scegliere o meno quanto dichiararsi, quanto condividere, certo. O come. Con la nascita di un figlio, almeno per noi, per la nostra storia, questo è un po' impossibile, anche per, come dire, nei confronti del proprio figlio. Cioè ogni bambino ha diritto a sapere chi è, da dove viene, certo. Senza timori, senza, insomma, la sua storia. Quindi noi ci siamo sempre presentate come famiglia, come coppia, al pediatra, alle prime riunioni, per esempio, con gli altri genitori, al nido, alla scuola dell'infanzia. E questo tipo di atteggiamento, cioè il raccontarsi con serenità, con tranquillità, con normalità, come una famiglia, come tutte le altre, ha sempre pagato, perché gli altri percepiscono questa serenità, questa tranquillità, e quindi alla fine abbiamo gli stessi tipi di quotidianità, il portare o meno i bimbi a scuola, gli incastrare la settimana con i lavori, con gli sport, con gli amici, la fatica delle volte di, insomma, del correre quotidiano, le stesse gioie, le stesse preoccupazioni. E questo ha veramente, cioè tutti gli altri ci vivono come una famiglia, ed è reciproco, quindi non siamo percepite come una minaccia, ma semplicemente un'aggiunta, cioè siamo una delle tante tipologie di famiglie che frequentano la scuola, che frequentano il nuoto, che frequentano il pediatra, perché oggi possiamo dire che c'è una pluralità di famiglie, no? Meno male. Meno male. Caro David, allora, conoscevi Valentina? Sì, sì, conoscevo, sapevo, e quindi è un piacere ascoltarla. E, ecco, quello che volevo chiedere, sì. Io il rapporto con le istituzioni, con la politica, con quindi sembra di capire che con la società grossi problemi non ci sono stati, mentre invece con le istituzioni, la politica? Con le istituzioni e la politica noi abbiamo vissuto un periodo molto di dibattito, anche di attesa, di sofferenza durante, prima dell'approvazione della legge delle unioni civili nel 2016, la cosiddetta legge Cirinnà. Voi vi siete sposate con Aretha sì. L'anno precedente, cioè poco prima. Proprio, poco ci prima siamo che... unite civilmente in Inghilterra nel 2016, nell'agosto, e quindi la legge era stata, perché non sapevamo come non dava molta andata. Fiducia al governo italiano, diciamola come sta, me l'ha detto dietro le quinte, questo lo posso svelare, non sapevamo come sarebbe andata a finire in Italia. Quindi per esigenze, proprio per maggior tutela nei confronti di noi stesse come coppia e anche del figlio, abbiamo deciso comunque di intraprendere la strada per l'unione civile. Poi è stata approvata in Italia e con gioia, con grande gioia, abbiamo trascritto la nostra unione civile al Comune di Arezzo. E questo è stato per la nostra storia, ma per la storia di tante coppie in Italia, un passaggio importantissimo, perché con questa legge nella coppia noi abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri di una coppia eterosessuale. Ma molti pensano quindi che con questa legge ci sia un'uguaglianza come dire, totale, no? Se si è raggiunta. Invece, purtroppo, da questa legge sono stati esclusi i bambini e le bambine, i figli. Cioè la parte di essere genitore. La genitorialità, nel senso che io e mia moglie abbiamo gli stessi diritti e doveri come coppia. Quindi non c'è l'obbligo di fedeltà, Ma sì, ci sono due piccole eccezioni. No, c'è questa. Ci sono due piccole eccezioni. Sì. Tra cui l'obbligo di fedeltà. Hanno esatto. Ritenuto che nelle coppie omosessuali si potesse tradire, insomma, come dire. Esatto. Vabbè. Però insomma, i diritti sì. E doveri importanti ci sono, no? E questo per noi è stato un grande, cioè proprio un respiro di sollievo, perché comunque siamo cittadine, cittadini che paghiamo le tasse, lavoriamo, quindi abbiamo le stesse tutele e gli stessi doveri, ma i figli sono i grandi esclusi dalla legge, quindi dalla politica. Sì, ecco, questo l'ho capito, ma dicevo a livello locale, no? Quindi il rapporto con, siete residenti nel Comune d'Arezzo. Siamo residenti nel Comune d'Arezzo. Con questa amministrazione? Allora, noi le istituzioni le abbiamo percepite, come dire, tramite le scuole, insomma, abbiamo frequentato un nido comunale, gli educatori sono stati,
super, come dire, professionali, accoglienti, hanno riconosciuto la nostra famiglia perché sono abituati a confrontarsi ogni giorno con la diversità. Abbiamo avuto come famiglia Arcobaleno, perché la nostra coppia è iscritta all'associazione Famiglia Arcobaleno, che è un'associazione di famiglie omosessuali, padri, due coppie di padri, di coppie di madri o single che hanno figli. Siamo stati ricevuti in occasione del Pride ad Arezzo dal sindaco Ghinelli, che è, diciamo, è stato un incontro di grande ascolto. Poi il passo che, come dire, noi chiediamo alla politica è di fare in modo che i figli siano, cioè che entrambi i genitori, sia il genitore biologico, ma anche l'altro genitore, il genitore non biologico, il genitore sociale, sia riconosciuto come genitore, perché ad oggi non lo è. Questo è il punto e la battaglia che stiamo facendo ora. Cioè Noah è figlio di tua moglie. Esatto. Non è figlio. Questa che cosa vuol dire questo non riconoscimento, no? Per la nostra quotidianità, la nostra come quella di tutte le altre coppie. Vuol dire, per esempio, in caso in cui mia moglie si ammali gravemente oppure muoia, perché questi sono i casi più gravi, allora Noah rimane in uno status giuridico riconosciuto, cioè io me ne potrò prendere cura e continuare a prendermene cura se il giudice si avvia un percorso giuridico che deve riconoscere, affidare a me. In questa fase non è stata possibile l'adozione, quella particolare? Allora, l'adozione particolare è una strada percorribile. Ora noi aspettavamo che il bambino potesse, diciamo, avere un'età per poter raccontare, raccontarsi, perché questo può aiutare, no? Una strada di questo tipo. Alcune coppie la stanno intraprendendo, c'è chi ancora è in attesa, c'è chi è riuscito ad adottare il proprio figlio, perché si parla di, alla fine, un percorso di adozione, quindi passare da assistenti sociali, psicologi, e se questo percorso va a buon fine, viene riconosciuto sì il genitore non biologico, ma non per esempio tutta la sua famiglia. Quindi si tratta comunque di intraprendere. I nonni, gli zii, non verrebbero. Nonostante l'unione civile? Cioè nonostante l'unione civile. Ah, ecco. Quindi comunque sono. Però solo a fini ereditari quello, non ai fini. Ai fini affettivi, però per esempio anche a fini ereditari è un'esclusione. Sì, lo so. Potrebbe essere. Cioè è un'esclusione, no? Anche a livello emotivo. Allora, credo che questa sia una questione, come un po' ci dicevamo prima, diciamo, di iniziare la registrazione, forse più morale che politica, nel senso che io non ricordo sinceramente giunte di sinistra, anche di Arezzo, particolarmente aperte, diciamo, a questa questione. Dopodiché, probabilmente spero di essere smentita nel prossimo futuro, quindi a me sinceramente non importa molto che sia una giunta di destra, di sinistra o di centro. Esatto, che ha un colore politico. Però è un punto importante, cioè questi non si tratta di convertire nessuno a qualcosa, no? Perché i bambini e le bambine, figli di coppie omosessuali, ci sono, già esistono, alcuni sono quasi adolescenti o maggiorenni, no? Quindi ci sono e sono in aumento. Per esempio in Toscana, su Famiglia Arcobaleno, siamo circa 160 soci e ogni coppia ha uno o più figli e figlie. Quindi è un dato in crescita. Queste famiglie e questi bambini ci sono, hanno diritto di avere gli stessi diritti, di essere tutelati come tutti gli altri. Perché un altro fatto che ha una ripercussione sulla loro vita è che io, per esempio, non avrei nessun dovere, non solo diritto, ma neanche dovere. Io potrei sparire come figura. Oppure mia moglie potrebbe prendere il figlio, perché anche le coppie omosessuali si separano, come tutte le coppie, possono separare, la storia può finire. E anche in questo caso non c'è, rispetto ai figli, nessuna tutela. Perché quindi questo te lo sei cresciuto. Quindi, la mamma, ti dico che sarebbe veramente una grandissima ingiustizia. Esatto. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi però
cerchiamo di capire con Valentina, facendogli qualche domanda un po' da avvocato del diavolo, come, diciamo, gestisce, ecco, la, in questo caso, mancanza della figura maschile, no, all'interno della vostra sì, famiglia. Volentieri. A dopo. Allora, eccoci qua per la seconda parte di A Tu per Tu con Valentina, che ci racconta, insomma, la sua esperienza di madre. Valentina è sposata con Aretra da 2016. Dal 2016. Ecco, dal 2016. Loro hanno Noa, sì. E la madre naturale di Noa è Aretra. Allora, sì. Ci chiedevamo prima, la figura maschile, no? In una coppia, in questo caso omosessuale, quindi di due donne, di due mamme, no? Noa ha due mamme. Sì. Il suo papà biologico, in questo caso, come glielo racconterete? Quando glielo racconterete? Come verrà portato questo tema? Perché è una delle cose che chi, io dico si oppone, ma mi viene, è quasi una bestemmia, chi si oppone, insomma, alle unioni, al fatto che appunto le coppie omosessuali abbiano dei figli, è questo, dice, ma è il papà? O al contrario, ma è la figura della mamma? Ecco, come la portate nella vostra famiglia, sì. Questo? Come lo portate questo tema? Allora, innanzitutto mi permetto di correggerti sulla terminologia, nel senso che nel caso di una famiglia composta da due mamme, sì. Non c'è il papà. Ecco. Non c'è proprio. Ecco. C'è un donatore. Certo. C'è un donatore perché... non fa il padre, c'hai ragione. E non, sì, non è un padre non lo perché cresce, non, ha... non lo cresce. Esatto. È chiaro. È proprio una figura che ha semplicemente donato il seme. Certo. Quindi ci sono due mamme. Come gliela raccontiamo a nostro figlio? Gliela raccontiamo proprio così com'è, perché ha diritto di conoscere la sua storia. E quindi lui ha delle... Questo, ecco, subito per chiarirsi, non vuol dire che la nostra famiglia vuol negare l'importanza della figura paterna, così come nella coppia di due papà non si riconosce l'importanza della figura materna, no? È semplicemente un altro modo di essere famiglia. E tutti gli studi delle associazioni nazionali di psichiatri, pediatri, psicologi, sia italiane che degli Stati Uniti, hanno dimostrato che la cosa importante per la salute, per il benessere dei bambini, non è che tipologia di figure ci sono in una famiglia, ma la qualità delle relazioni. Quindi se c'è una qualità delle relazioni importante, allora c'è benessere. Se c'è dei genitori che sono, o anche un solo genitore, che è responsabile, non solo che ama, l'amore è fondamentale, ma non è, non basta, no? No, una certo. Famiglia. No, no. Ci vuole una cura, un'attenzione, una responsabilità, una qualità nella relazione. Allora i figli crescono bene, indipendentemente da chi è composta il nucleo familiare. E il nostro bambino, come gli altri bambini che abbiamo conosciuto e incontrato, delle bambine delle famiglie Arcobaleno, per lui, ma anche per i suoi amichetti e le sue amichette della scuola, questo non genera confusione. Loro hanno molto chiaro che c'è la sua famiglia che è composta da due mamme, poi c'è un'altra famiglia che lo conosce che è composta da un solo papà, altre famiglie che invece hanno per esempio tanti genitori perché sono famiglie separate, certo. E ricomposte, poi c'è la famiglia con papà e mamma e va bene così, cioè vanno tutte bene, nella misura in cui c'è, vanno bene nella misura in cui c'è un rispetto e un'attenzione rispetto ai bambini. Poi non siamo né famiglie né migliori ma neanche peggiori, siamo famiglie come tutte le altre, questo è un po' il messaggio. Che però non hanno i diritti come gli altri, che ribadiamolo abbiamo, perché esatto, se no esatto. Sembra che vada tutto bene, ma dama la marchesa, esatto. Ma non è così, no, non esatto. Ci sono i diritti. David. Allora, voi avete questa associazione che sì. Si occupa, che ci vuoi dire che cos'è, magari non so, sì. che servizi dà, anche chi volesse essere informato, volesse capire meglio. Allora, l'Associazione Famiglie Arcobaleno è un'associazione a livello nazionale che attualmente conta circa 1500 soci, che sono persone che o coppie di uomini o di donne o singolo, omosessuali, che vogliono, hanno già intrapreso, vogliono intraprendere un percorso di genitorialità. E quindi chi sceglie di iscriversi a Famiglie Arcobaleno crede che la visibilità
e anche la fare iniziative di sensibilizzazione, di formazione, sia un punto fondamentale proprio per combattere quei pregiudizi, quei stereotipi che ancora ci sono, ma anche per far rete tra noi, sostenerci a livello psicologico, a livello sociale, a livello legale. Però questi 1500 soci sono solo la punta di un iceberg, perché è difficile quantificare, fare una stima reale di quante siano in realtà le coppie di genitori omosessuali, ma si stima che siano almeno triplo, quindi è la punta di un iceberg, no? questo fenomeno. E è un'associazione che ha un sito, il sito delle famiglie Arcobaleno, che fa attività, ha un gruppo scuola, fa attività di formazione, di sensibilizzazione, fa una festa ogni anno anche in Toscana, a Firenze, la prima domenica più o meno di maggio, per farsi conoscere, per sensibilizzare. Senti, un'altra domanda. Sì? Allora, per quanto riguarda invece le coppie di due uomini, come sappiamo c'è stato anche il congresso della famiglia che si è scagliato contro il discorso dell'utero in affitto, sì, e di dei modi con cui queste persone riescono arrivano a realizzare il loro desiderio di avere dei figli. Ecco, te cosa ne pensi chiaramente una donna è in grado di non aver bisogno, diciamo, dell'utero in affitto, ma ecco, per quanto riguarda invece la parte maschile, che presumo fa sempre parte delle famiglie arcobaleno. Certo, cioè. Nelle famiglie arcobaleno e nell'associazione ci sono coppie di padri, sia che hanno avuto figli e sia che li stanno cercando di avere, no? Allora, le coppie omosessuali devono intraprendere un percorso come le coppie eterosessuali che hanno problemi di fertilità, che purtroppo sono in aumento, e quindi dobbiamo ricorrere a dei percorsi di procreazione medicalmente assistita. Nel caso di una coppia di uomini c'è il ricorrere alla gestazione per altri, che è una tecnica che nel nostro paese è vietata, sia per le coppie etero che per le coppie omosessuali, che in altri paesi invece è legale. Per esempio in Inghilterra, per esempio in molti degli Stati Uniti, in Canada, California, a questa tecnica ricorrono le coppie sia eterosessuali, anzi la maggior parte sono coppie eterosessuali che non possono avere figli, e anche le coppie di papà, di futuri papà, va bene? Quindi la prima cosa che io penso è che è stato stigmatizzato il fatto che ci fossero delle coppie di papà, ma io conosco coppie eterosessuali, per esempio in Inghilterra, che hanno avuto figli seguendo la legge, quindi dove tutte le parti, anche la donna gestante, la donna che dona l'ovulo, insomma, sì, perché sono due donne in gioco, sono tutelate dalla legge. E quindi viene fatto tutto in un modo corretto e legale. Se ci sono stati casi in cui questo non è avvenuto, se c'è stato uno sfruttamento, in famiglia Arcobaleno non ho mai conosciuto storie di persone che sono andate per vie nascoste, traverse, sfruttando, pagando al nero una donna. Queste storie io non le ho mai incontrate. Se ci sono state, sono storie da denunciare, perché qualsiasi tipo di sfruttamento, non solo in questo senso, ma sappiamo bene la condizione femminile nel mondo, no? In alcune parti del mondo, va sicuramente denunciate, sono cose terribili. Ma nelle famiglie Arcobaleno, nelle storie di papà e papà che io conosco, non ci sono mai stati casi di sfruttamento del corpo della donna, se questo che intendevi no? Io penso che i diritti vanno riconosciuti, cioè, a tutti. Quindi le donne che hanno portato nel proprio grembo i figli... No, mi riferivo a questa accusa che viene fatta. No, questo penso, questo e questo modo, anche... No, noi abbiamo avuto anche qui un candidato sindaco ora di recente che si è scagliato. Bastante. Questa pratica sembra, sì, come dici te, viene individuata... come viene peculiarità delle coppie omosessuali, viene, invece non viene è associata ai papà,
ma è una pratica che nel mondo statisticamente viene utilizzata dalle coppie etero che non possono avere figli. C'è un giro di soldi? Sì, perché così come le coppie anche di madri, se vado in una clinica che si occupa ed è specializzata in diciamo procreazione e tutte le tematiche riguardate la fertilità, c'è una scienza, medici, ostetriche, ginecologi e tecnologia, alta tecnologia che si paga. Sì. Sì, e purtroppo anche, se penso alla mia storia, siamo dovute andare all'estero, perché in Italia... Anche le adozioni all'estero costano una barca di soldi. In Italia una coppia omosessuale o una persona single non può accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. E quindi si va all'estero, sì. Va bene, mi sembra che insomma la storia di Valentina racconti di una grandissima, no, anche ipocrisia, no, di chi poi vede una crescita civile, sociale, lenta in questo paese, ma comunque lenta, ma che c'è, molto lenta. Che c'è. Quindi dacci un segnale di speranza. No, un segnale di speranza da, per quanto riguarda la società, le persone. C'è, insomma, la politica si adattasse, la società è sempre molto molto più avanti della politica, soprattutto in Italia c'è un po' questa doppia velocità, no? Ma le persone, anche le persone che magari a livello teorico ti dicono una coppia di omosessuali, i genitori, no, non è possibile, non va bene, poi quando conoscono la storia, quando conoscono le persone, capiscono che non siamo una minaccia a nessuno, ma semplicemente un'aggiunta. Ma tu stesso, no, hai detto, no, che hai avuto dei dubbi all'inizio anch'io, della tua storia, esatto. Quindi voglio dire, è una, anche perché è una sfumatura non indifferente. È come dire, è una novità nel percorso umano, no? Certo. E quindi è normale che ci sia dello stupore, della curiosità, anche se gli omosessuali storicamente si sono sempre riprodotti. Ma io no? preferisco una mamma che si fa mille dubbi piuttosto che una che mette al mondo un figlio e poi vedremo. No, perché purtroppo, certo, sono più numerose le seconde che le prime, Valentina. Beh, ne vediamo gli esempi in ogni dove, no? Quindi preferisco una mamma che si fa tanti dubbi, omosessuale o eterosessuale. Ecco, meglio farsi dubbi e poi crescere un figlio con amore piuttosto che il contrario. Con amore, ma con tanti errori, come tutti. Quello, cioè, purtroppo ne facciamo tanti, sì. Come qualsiasi ne facciamo corso. Tanti, ne facciamo tanti. Speriamo, insomma, di aver portato, ecco, una bella storia. E volevo chiudere con questa cosa che Valentina ci diceva prima di registrare. Ci sono alcuni sindaci in Italia, no, tornando alla tua... Sì. Situazione personale, che scavalcano un po' il gap legislativo. No? Che cosa accade? Raccontacelo, così allora, magari ispiriamo qualche sindaco. Allora, dopo la legge sull'unione civili, la legge Cirinà del 2016, c'è questo vuoto normativo che riguarda i figli. Cioè, i figli ad oggi, genitore non biologico, genitore cosiddetto sociale, non ha nessun diritto, dovere riconosciuto rispetto al proprio figlio, solo il genitore biologico. Visto che c'è un vuoto normativo, alcuni sindaci, anche nella nostra Toscana, come per esempio mi viene in mente Firenze o altri piccoli comuni toscani, hanno deciso di riempire questo vuoto normativo riconoscendo all'anagrafe entrambe le madri, per esempio. Questo perché nel frattempo che c'è questo vuoto legislativo, hanno scelto politicamente, moralmente, di sopperire e di fare questo riconoscimento. Quindi alcune famiglie in Italia omogenitoriali hanno avuto questo riconoscimento, che è un piccolo passo, che però ancora... Deve prendere campo. Vabbè, noi l'abbiamo lanciata l'idea a chi ci doveva ascoltare, insomma, vediamo se ci ascolta. Speriamo, ma al di là di quello che poi decideranno, il nostro paese faccia un ulteriore progresso. Io sono fiduciosa in questo. Ma anche noi, poi insomma dobbiamo esserlo assolutamente. Quindi grazie a Valentina, grazie per aver raccontato. Un saluto a Noah, che speriamo ci abbia seguito anche lui. Alla prossima settimana. Arrivederci.